Buongiorno a tutti e bentrovati. Nel laboratorio di oggi useremo gli acquerelli per creare un bellissimo paesaggio. Per lavorare con gli acquerelli ci siamo lasciati ispirare dal mare che troviamo proprio fuori dalla Pinacoteca di Follonica. Vediamo quali sono i materiali che useremo. Scegliamo un foglio di carta spessa e possibilmente ruvida. Meglio un colore chiaro che faccia risaltare i nostri acquerelli. Una matita e una gomma da cancellare. Servirà un pennello, non troppo piccolo. Possiamo sceglierlo sia tondo che piatto, come preferiamo. Per questa volta preferisco usare un pennello piatto. Naturalmente una tavolozza di acquerelli. Oggi useremo il blu e il celeste. Per gli acquerelli ci vuole l'acqua ed è importantissimo che sia più pulita possibile, magari anche cambiandola spesso. Iniziamo! Poggiamo sul nostro piano di lavoro il cartoncino e disegniamo con la matita la linea dell'orizzonte che separa cielo e mare, tenendo il foglio ben fermo davanti a noi. Una volta terminato, prendiamo il pennello e bagniamolo nell'acqua pulita. Facciamo attenzione a sciacquare il pennello dopo ogni colore che finiremo di usare. È grazie all'acqua che i nostri colori prenderanno vita rimanendo brillanti sul cartoncino. Portiamo una goccia d'acqua o due sul colore secco che useremo. In questo caso, il blu del mare. Partiamo dal mare. Un bel blu scuro andrà benissimo. Impugniamo il pennello gentilmente e passiamo il colore con leggerezza, aggiungendo un po' di acqua quando vediamo che il colore sta seccando. Terminato di colorare il mare, possiamo creare delle belle onde utilizzando la punta del pennello con del colore un po' umido sopra. Sciacquiamo bene il pennello per cambiare colore e passare al celeste. Infatti, ora coloriamo il cielo. Dipingiamo adesso un bel cielo senza nuvole, ricordando di aggiungere acqua al colore se necessario. Ma il cielo ha mille sfumature. Se ci va, possiamo colorarlo di rosa, come l'aurora, oppure blu scuro e riempirlo di stelle. Ecco che il dipinto è finito. Adesso dobbiamo lasciarlo asciugare con calma, finché il colore non sarà completamente secco. E ora facciamo un riassunto dei materiali che abbiamo usato. Un cartoncino chiaro, spesso e ruvido, un pennello piatto e degli acquerelli, un piccolo recipiente con dell'acqua pulita dentro, una matita e una gomma da cancellare. Finalmente la nostra opera è finita e asciutta. Sappiamo già dove appenderla? Gli acquerelli sono davvero una tecnica unica e ci permettono di dipingere tutti i bellissimi paesaggi intorno a noi. Spero vi siate divertiti quanto me. Ci vediamo al prossimo laboratorio!